Si è svolto presso l'auditorium dell'ISRIGI di Cerignola il secondo incontro per affrontare il tema delle violenze di genere nell'ambito del progetto di formazione e prevenzione, organizzato dall'INRWIL insieme all'associazione Logos, Centro Antiviolenza di Foggia. L'incontro si è aperto anche con il ricordo delle 13 vittime degli attentati di Parigi sulle note di Imagine di John Lennon. Sulle magliette indossate dalle ragazze la scritta Stop alla violenza contro le donne. Suonati gli inni italiani, europeo e francese. Il pensiero della dirigente scolastica Sacco è dedicato a quanto avvenuto in terra francese. Tra l'altro, la presidente dell'INRWIL, Santomartino, ha detto che bisogna fare in modo che tutte le barbarie finiscano e ci si augura che il sorriso possa essere di buon auspicio per tutti. La serata è stata tutta dedicata a Valeria Solesin, l'unica ragazza italiana perita in quella tragica notte. Per la professoressa Lara Vinciguerra, anche il secondo incontro del progetto citato è stato interessante e ha portato la testimonianza di Fatima Shalit, responsabile di un'associazione a Vico del Gargano che si occupa di immigrazione e di tenere i rapporti di mediazione con chi è in difficoltà e scappa dalle violenze dell'uomo. Tra l'altro, oggi a Foggia ci sarà un importante convegno contro la violenza nelle donne nel quadro della giornata internazionale istituita dall'ONU nel 1999. Mimmo Siena, Speciale News, dall'ISRIGI, Cerignola, Foggia.